Salve a tutti e bentornati qua con la nostra Ryan, la nostra Sophie, la nostra... chi c'è? Come si chiama? Mary. Mary, le Charlie's Angels. Le Charlie's Angels. Bentornati con Batwoman, appuntamento settimanale, ormai fisso del... fisso, dipende quando va in pausa, del mercoledì, stagione 2, episodio 13. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno, siamo arrivati all'episodio 13. Vi darò un indizio, ma quale indizio vi daremo prima? È che questo video è fatto in collaborazione con Arrowverse Italia, quindi se non conoscete la pagina di Arrowverse Italia, nel box commenti trovate anche la pagina Facebook, andate, spolliciate, dato che state già guardando attorno questo lunghissimo box commenti, troverete anche tutte le pagine social del canale, che ora appariranno attorno a me come un'aureola attorno ad un angelo. Vi consigliamo particolarmente di controllare i canali Telegram, farcitori di bomboloni e latticini di nerd. Ma direte, Andrea, non posso accedere ai latticini di nerd, come posso fare? Bene, andate su Twitch, sembra quasi una caccia al tesoro, però se vi abbonate tramite Twitch con il vostro account Amazon Prime o anche tramite Telegram scrivendo slash link nella pagina, nel canale dei farcitori, potete abbonarvi e avete accesso anche ai latticini di nerd, dove potete vedere tutti i contenuti extra che vengono offerti. Assolutamente sì, bravo, bravissimo. E inoltre iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sul campanellino, perché così rimanete aggiornati con la programmazione, che la programmazione è tanta. Va bene, io direi di partire, ma mandala, visto che hai fatto tutto questo bel promo, manda anche questa cosa gradita da tutti, e poi dopo iniziamo la recensione dell'episodio 13, che è bello, però prima vi beccate la sigla. Bene, allora, episodio 13, stagione 2. Oh, vediamo le nostre Charlie's Angel. Intanto abbiamo un flashback di 5 anni fa, che vediamo il primo giorno di Sophie nei Corvi. E vediamo, a parte che aveva i capelli corti, un po' più corti, un po' più... ed anche un po' spettinati, per vedere che era più giovane. Generalmente, quando uno è più giovane è spettinato, poi nel presente ha visto tutta lisciata, piastrata, eccetera, per dire che ora è adulta. Ecco, questa... diciamo, classica trovata. Strano che non avessero fatto la frangetta, che anche quella è classica. La frangetta, quando deve essere più giovane, la frangetta. Esatto. Ricordiamoci, sarà Lance in Arrow che gli aveva fatto la frangetta. Sì, per fargli vedere quel flashback, quella puntata nel passato. Comunque, ritroviamo Sophie alle prese con Cluemaster. Cluemaster chi è? Era questo tizio, conduttore di quiz, che avevano indovinato, cioè aveva discusso con la rete perché gli facevano le domande troppo facili, lui si era incazzato e ha ucciso parecchie persone. Diciamo che è andata abbastanza bene, dai, l'ha presa abbastanza bene. Ti immagini un Mike buongiorno, no, pace all'anima sua, che tempo fa, diceva, no, fa facile. Un Jerry Scotti. Un cazzo, Jerry Scotti che si incazza come ammazza tutti. No, vabbè. Comunque... e Cluemaster ce l'ha appositamente con Sophie, perché Sophie ha risolto il suo enigma. Ha risolto il suo enigma al suo primo giorno di lavoro con i Corvi. E grazie a questa risoluzione, questa cattura di questo spietato killer, Sophie è stata promossa sul campo direttamente nel giro di 24 ore, prima di fare quell'anno canonico al centralino. E poi si scoprirà il perché. C'è questo altarino su questo mistero della risoluzione del quiz. Comunque, torniamo nel presente, c'è Batwoman che picchia gente. Quando si aprono le puntate, che dove c'è Batwoman che picchia gente, lei cerca Black Mask. Prima cercava Alice, adesso cerca Black Mask. Cerca Black Mask, ma arriva Sophie sempre a mettergli i bastoni fra le ruote. E gli dice... no, non era Sophie, è Tavarov che arriva. No, è Tavarov, non è Sophie, è il nuovo Sophie.
È il nuovo praticamente Sofia, è il vero, tizio è nuovo, vero. che adesso mi sfugge il nome, Tavaroff. che è Tavarov, che la puntata precedente aveva provato a trovare, a scovare il DNA, arriva lui, la blocca, La blocca e lei mentre ha lei detto stava per rintracciare Black Mask tramite un dispositivo un messo sullo tracciatore, stivale. è vero, scusate. E poi dopo, alla fine, Riley è incazzata, va a casa, casa in abiti civile, trova Ryan, scusate, trova Mary e Sophie mezzo ubriache. Allora qua io ho ipotizzato che Mary avesse cacciato fuori degli altri soldi per avere che chiamasse qualcuno, che avesse chiamato un catering o qualcosa. Invece questa particolare bottiglia di whisky che Sophie aveva Tequila. portato. Whisky, Tequila, scusa. Oggi mi confondo tutto. Mi confondo. perché tu pensi a Supergirl che bevono sempre whisky. No, qui è tequila perché c'era anche il verme. Esatto, tequila che gli hanno regalato a Sophie per i suoi 5 anni di servizio. E qua un bel dinamico trio, perché qua si ubriacano. Ogni fallo obbligo verità, non ho mai. Ah, non ho mai. E ogni cosa devono bere un cicchetto. Tra l'altro si scopre l'Altarini su Mary, che ha fatto delle zozzerie in aereo, con gente, strada, e non ho ben capito che cosa. Anche Sophie non è da meno. E qui forse ne Più che vedremo. altro si scopre che Sophie ammette di essere non bisessuale ma lesbica al 100% e che a quanto pare si ubriacasse ogni volta che doveva andare con il marito. Quindi, povero marito. Poveraccio. Vabbè, se si deve ubriacare per venire con me, io proprio Va non. No. bene. Ti va No, bene? diciamo che qui continua quella che diciamo da tempo che le stanno Esattamente. avvicinando. Quindi Ryan molto sorpreso di sapere che non è bisessuale, ma lesbica al Esatto. 100% come lei. E inizialmente, comunque, Ryan era titubante a tenere lì Sophie perché è un corvo, non c'è da fidarsi, perché ti fidi di lei e tutte queste menate qua. Alla fine, comunque, l'alcol prende il sopravvento e alla fine si ubriacano insieme. Alla fine, però, dalla bottiglia di tequila viene fuori un verme, un qualcosa, uno schifo. Un qualcosa e con un biglietto firmato Chloe Master. E qui Sophie comincia a capire che la tequila non gliel'hanno mandata i suoi amici del distretto dei corvi, ma gliel'ha mandata lui perché Chloe Master è evaso di prigione. Ha questo piano malefico che non so che cosa vada a portare, che dopo ci arriveremo. Dove mette in scacco perché l'unica persona cerca di mettere in scacco l'unica persona che gli ha risolto l'enigma, ovvero Sophie. E quindi Qui segue. apro una piccola parentesi per dire che questo Clue Master è un personaggio che esiste nei fumetti DC. È un personaggio che nasce inizialmente come tipo ladruncolo, era un truffatore, non era niente di che da nemico di Batman diventa poi nemico di Robin e spesso viene appunto confuso con l'enigmista. Con la differenza che ora qui hanno preso un po' la libertà loro, perché comunque vada il Clue Master usa indovinelli. Mentre nei fumetti non usa indovinelli, che quelli li usa l'enigmista, ma usa indizi. Infatti, Clue Master, Clue è indizio, cioè dà degli indizi Come Cluedo. non sotto forma di indovinelli, mentre invece qua li fa in questa maniera. Quindi, comunque, non è un personaggio originario della serie, ma Sì. esiste Tra l'altro nell'universo di Gotham. esiste anche la figlia, che ci arriveremo, Ci che arriveremo dopo, anche perché sulla figlia ho preso degli appunti, perché secondo me ci arriveremo. Esatto. E quindi loro cominciano a indagare, a seguire gli indizi di Cluedo Master e vengono portati in questa cos'è, una discarica, cos'è, un qualcosa No, di una landa. no, no, è un tiro a segno Esatto, un tiro al dove segno, arrivano. esatto, un tiro al segno dove Ryan voleva sparare lei per comunque capire e aprire un nuovo indizio, ma Sophie gli dice, fa, tu sei la vincitrice di Duck Hunt, io ho un addestramento militare da cecchino. Esatto. C'è da Sophie. dire che comunque vada la cosa, sì, la cosa particolare è che loro quando vanno lì, perché devono comunque salvare Una una persona. persona che è stata avvelenata, si scopre che appunto qui troviamo la figlia La di figlia. Arthur Brown, Stephanie.
Stephanie. Quindi loro devono sparare per salvare lei. Esattamente. Tra l'altro Mary è ancora semi-ubriaca, secondo me. Ma lì mi sa un po' tutti e tre, diciamo. E salveranno, dovranno salvare questa Stephanie che è chiusa in questa teca di plastica, di vetro, non ho ben capito cosa sia. Sì, sembra Polyglux, qualcosa del genere. Plexiglass. Plexiglass. Ok, quindi Sophie spara e apre cioè prende proprio tutti i bersagli e riesce ad aprire la porta di Plexiglass in modo da far uscire Stephanie. Il problema è che Stephanie ha addosso una miriade di numeri, di codici, delle parole, dei numeri, non ho ben capito cosa sia. E quindi ha rivestito tutto il corpo di questo. Lei si è svegliata così alla mattina. Quindi, quando ha scoperto che suo padre è evaso di prigione, lei si è svegliata così. Quindi il padre l'ha riempita di indizi, di indovinelli, di. Esatto, di indizi. Possiamo parlare. Sì, è una specie di crittogramma con tante cifre e lettere che deve essere risolto. Esattamente. Chi può così tanto nerd da risolvere queste cose? Luke. Chiavo non Luke, poveraccio, e fra Stephanie e Luke comincia a esserci qualcosa, qualche battibecco che porterà a qualcosa. Sì, no, mi è piaciuto tantissimo che è. Praticamente sono i preliminari tra due nerd. Ecco, Come diciamo che dice stavano un po' Ryan, in quella fase là. i nerd Esatto, mi è flirtano così. piaciuto. Esatto, mi è piaciuta come situazione. Esattamente, quindi Luke comincia a esaminare il corpo di Stephanie, capire un attimo che cosa. E quindi segnano tutto. Tra l'altro, Stephanie, mentre dopo parlerà con Luke, sarà lei a dirgli che ha risolto l'enigma di Clue Master. Non è stata Sophie. Sophie era lì per caso, perché quando lei ha telefonato al centralino, ha risposto Sophie il suo primo giorno, gli ha detto io ho risolto l'enigma di Clue Master è qua, e quindi Sophie si è presa il merito dell'enigma risolto da Stephanie. Però Stephanie non voleva che il suo nome venisse, Rivelato. quindi sono d'accordo sia Stephanie che Sophie, tanto infatti loro due si conoscono. Quindi si scoprirà che, diciamo, la promozione sul campo di Sophie a questo punto è, diciamo, una farsa. Diciamo che è stata accelerata per un colpo fortuito. Da una parte è interessante vedere che comunque vada lei ha mantenuto il segreto. Quindi diciamo che si è dimostrata una persona di parola. Dall'altra parte, però, lei aveva interessi a mantenere il segreto, visto che qualora trapelasse, lei non avrebbe fatto una bella figura. Poi ha avuto modo lei negli anni, visto che era stata addestrata per stare sul campo, che comunque vada quella promozione se la sarebbe meritata comunque, tanto che comunque vada lei poi è diventata praticamente quasi la vice Siete anche quasi. del comandante, esatto. Quindi significa che comunque vada dei meriti li ha avuti. Però diciamo che in questo caso sì, è stata fortunata che stava al centralino al momento giusto, perché comunque il padre ci aveva messo un indizio su quale show sarebbe stato il prossimo su cui avrebbe praticamente ammazzato tutti. E lei riesce a risolvere l'indovinello e prevenire. E anche questo qui, riprendendo quello che dicevamo prima, anche nei fumetti, Stephanie Brown, diciamo, va contro il padre, che è anche questo qui sempre Tra l'altro pazzo, lei e dopo lei diventa invece un antieroina, eroina. diventa un'eroina anche là con il nome di Spoiler all'inizio, e in realtà poi avrà un interesse amoroso con Robin. Quindi ecco perché nei fumetti poi diventa un nemico di Robin quando Robin avrà anche la sua testata, e in alcune edizioni vestirà anche lei stessa i panni di Robin e anche di Batgirl. Quindi, ma di Batgirl abbiamo avuto 40.000 versioni. Quindi è un personaggio che potremmo rivedere. Credo proprio di sì, come si svolge poi la situazione con Luke, io credo proprio di sì. Perché da una parte, dopo apriranno questo indovinello, da una parte il team composto da Sophie, Ryan e Mary andranno, grazie all'intuizione di Sophie, in questo studio televisivo dove si teneva il quiz di Arthur Brown, di Clue Master,
dove lui ha allestito questa trappola su questa pedana ad innesco. Quindi, se Mary e Ryan vanno sopra questa pedana involontariamente, se si muovono, se escono dalla pedana, c'è l'esplosione. Sophie riesce comunque a tenersi fuori. Quindi, Sophie è l'unica che può gestire il gioco da di fuori. Apparirà Clue Master nel video e gli proporrà dei vari indovinelli, delle varie cose e dovranno risolvere. E sono domande, diciamo, sono easter egg più che domande, perché ogni domanda fa riferimento a un villain di sì, cioè, viene citato Poison Ivy, viene citato il Pinguino, Joker, l'Enigmista, Mr. Freeze, Captain Cold torna nel nostro Arrowverse. Quindi questo era più che altro un easter egg. Altro easter egg però è quello della Marvel. Perché tra Luke e Stephanie viene citato il Wakanda e Shuri. Perché definisce Luke definisce Stephanie, ma tu sei Shuri? Una cosa del genere. Comunque Sì, viene. perché praticamente per fare indovinare il nome, anziché dirgli il nome Stephanie, gli fa tante domande Stephanie, nove domande, dove la risposta è una donna forte all'interno, diciamo, del mondo nerd, ricollegando l'iniziale di ogni, o anche tipo la seconda era Tiana, che è la Questo principessa era e il Ranocchio. Ranocchio, eccetera. Quindi prima Luke ha dovuto rispondere, ha pensato alle risposte di ogni singola domanda e poi collegando l'iniziale di ogni risposta ha formato il nome di Stefano. Quindi, comunque, belli questi easter egg. Ecco, ce ne sono più qua che in Legends, che vedremo domani. Sì. Qui mi è piaciuta, è ricco di easter egg. E praticamente alla fine, l'unica soluzione sarebbe quella di chiamare Batwoman. Quindi cosa fa Sophie, che tanto sa comunque che Ryan è Batwoman? Andrò ad attivare il Batsegnale. Oh, l'ho attivato 10 volte e non si è presentata. Perché è impediata, magari è qua e là. E Ryan gli ha detto: guarda, Sophie dice: guarda, Ryan, io lo so che tu sei Batwoman. È inutile che ci stiamo a girare intorno. E Mary, essendo ancora semi ubriaca, probabilmente acconsente e dice quasi di sì. Infatti, Raya cerca un po' di sviare il discorso. Mi dice: beh, ma che? Ma. E alla fine Raya gli dice: fai, vai giù. Gli dà le indicazioni per aprire la Batcaverna. Prendi il manganello, quello rosso, giallo-rosso, o comunque un altro colore. Rosso c'è. Rosso E e rosso nero, ok. Prendi il manganello e poi portamelo. Infatti, poi Sophie, stupita Sophie, arriverà nella Batcaverna, entrerà, vedrà il costume di Batwoman, vedrà tutti gli aggeggi, il computer di Luke e tutte quelle altre cose, e prenderà il manganello di Batwoman. Glielo porterà in modo che sì, Ryan butti il manganello, cioè apra il manganello, e si aggancia col filo, in modo da trascinare Mary fuori, in modo che anche se l'esplosione avvenga, loro riescono comunque a salvarsi, e così fanno. Tra l'altro, Mary è eccitata, è continuamente ubriaca in questa puntata, eh? Cioè, praticamente semi-ubriaca per tutta la Però puntata. possiamo dire che con questo abbiamo praticamente l'integrazione o l'inserimento di Sofia all'interno del Bat-Team. Sì, dopo il finale, sì. E quindi alla fine, dopo, Mary dice: fa, guarda, te l'ho detto, è una brava persona, ti devi fidare. Lei è comunque una dei nostri, è sempre stata fedele. Ryan comunque dice: è un corvo, mi ha tradito, e qua e là, e tutte quelle cose lì. E alla fine Sophie gli dirà che fa: guarda che io t'ho già coperto con Tavaroff quando lui era un passo per scoprire la tua identità. Io t'ho coperto, ho eliminato tutto quello che c'è di Ryan Wilder, quindi gli ha pulito la fedina penale praticamente. Gli ha pulito tutto. Praticamente sì. Gli ha pulito tutto. E allora, dopo, mentre si sta rialzando, Ryan gli stringe la mano, cioè proprio in segno di rispetto. Quindi, ora come ora, Sophie e Ryan svilupperanno un rapporto ben diverso da quello che abbiamo sempre visto. Tra l'altro, dopo, adesso Sophie entrerà probabilmente nel Bat Team. E quindi vedremo un attimo cosa succederà. Succederà perché c'è qualche. Intanto Clue Master. Stephanie risolve l'enigma.
tramortisce Luke. Nel frattempo, tramortisce Luke e alla fine va da suo padre. Sa dov'è suo padre, nella casa di infanzia. Lo scopo di suo padre è quello di uccidersi se stesso e di uccidere la figlia dentro questa macchina. L'ho ben capito il perché, alla fine, cioè, sono un po' svaccato Sì, questa il storia qua. fatto è che comunque vada lui aveva capito che la figlia lo aveva superato. Sì. Quindi sì, c'era tutta la questione della rivincita che voleva con Sophie, per cui voleva rivendicarsi su Sophie, poi scopre comunque che era la figlia che in realtà aveva risolto il suo indizio, anche perché la figlia cresce con questo padre che la usava come cassa di risonanza per capire se i suoi indizi erano indovinelli, in questo caso erano facili o difficili. E non volendo essere il numero due a Gotham, decide comunque vada di perché lui comunque aveva 13 ergastoli, quindi praticamente una volta ricatturato avrebbe marcito in galera, quindi voleva uccidere lui ed uccidere la figlia. Diciamo che lei tramortisce Luke una volta che capisce dove trovare il padre perché non lo voleva mettere, diciamo, nei guai, in pericolo di vita, e quindi lo salva in questa maniera, diciamo, indiretta. Poi arriverà Luke che comunque, vedendo anche gli indizi, riuscirà anche lui a capire dove è Arthur Brown e la figlia, e praticamente riesce Riesce a a salvare salvare la entrambi, figlia. perché si salva anche Esatto. come Master. Però torna in galera Esatto. come prima. Torna in galera, sì. Torna in galera come prima. E da qua, tra Stephanie e Luke, perché tanto Stephanie tenta un libone con Luke, un po', diciamo, un po' fessacchiotto, e gli dirà, non ti do il mio numero, tanto lo scoprirai comunque. E quindi ci sarà qualcosa di più? Faranno zozzerie? Credo che tornerà lei, credo che tornerà, Un bel magari sarà personaggio. un'altra eroina. Certo, deve essere un po' diversificata perché se diventa semplicemente un'altra, cioè un altro genio come Luke, poi rischiamo di avere il clone, però invece no, potrebbe essere magari anche sì, c'è cioè una sorta di Robin, cioè se Batman ha Robin, Batwoman avrà questa tizia qua. Esatto, Potrebbe. con tutti i Tutti vissero felici e contenti, con Sophie che entra nel Bat-Team, questa Stephanie che la rivedremo probabilmente, sono tutti felici, Ryan è più tranquilla. Ci sono altre due storyline parallele in questo episodio. La una è di quel pirla del padre di Kate e di Alice, perché è strafatto di snakebite, va in overdose alla fine. L'avevamo ipotizzato, va in overdose perché lei vede... Lui vede praticamente le figlie sull'altalena, cioè va in questo parco e dopo un senzatetto lo trova e lo porta nella clinica, quella abusiva, abusiva. Adesso non è più abusiva, Ormai non è più abusiva, però di Mary. la clinica di Mary, infatti Mary riconosce il padre e il padre è l'overdose, sta schiumando praticamente, quindi vedremo co cosa succederà nella prossima puntata. L'altra parte, quella decisamente molto più interessante, è quella di Black Mask, Alice e sua figlia Circe. Perché Black Mask vuole il nome di Batwoman, vuole chi si nasconde, vuole con lei che si nasconde sotto la maschera di Batwoman. Alice lo sa il nome? Sì, lo sa il nome. Credo proprio di sì. Sì, Alice sa il volto, ma non sa. Sì, lo sa il nome. di Batwoman. Sì, Ryan Sì, sì, Wilde. sì, Ok. sì, sì. E Alice fa... No, non... Cioè, tenta un attimo col suo solito savoir-faire. Cerca un attimo di tenere. Tanto viene torturata, gli viene cavata un'unghia. Mamma mia, io lì Sì, sono stato quella malissimo. scena là è stata raccapricciante, E sì. Circe è lì che assiste. Avrà un colloquio da sola con Alice. E mentre Black Mask comunque è via. E Alice... Subdolamente capisce, anzi, poi dopo le dirà che l'unica che si chiama Circe, che era così, era Circe Saionis, che era Darkham. Ma fa io Ma credo. capisce da alcune cose, da alcuni Sì, cosa degli occhi. racconti di... Esatto, Faticavo gli praticamente occhi. quando viene torturata, Circe praticamente va a sottolineare che lei non ha problemi a torturare la gente, tanto che una volta, per
per un magnate che gli aveva fatto dei dispetti, gli aveva cavato gli occhi. E Sì. quindi, visto che Alice si trovava comunque in carcere, comunque vada, essendo stata per anni, diciamo un po', la regina della malavita gotamita, aveva capito che lei era Circe Saionis, ma non solo quello, capendo che lei è Circe Saionis, Suo sa padre, che chi suo padre, è il padre, perché che è sapeva bravo. comunque era stato il padre, era stato Black Mask a salvare lei e quindi ovviamente sarebbe stato il padre, ma non solo, lei sa anche che Circe Saionis è morta, È morta, infatti gli ha detto, io perché dice io sto camminando sopra. ho calpestato il suo Quindi cadavere. diciamo che lei, la cosa particolare di Alice in questa puntata, che spero non cambieranno mai, è che ci mostrano un Black Mask molto sistematico, cioè lui segue delle procedure, eccetera, che però per una come Alice, che va talmente, diciamo, non segue nessuna logicità, è talmente caotica lei, un processo del genere non funziona e quindi lei, cavalcando tutta questa situazione caotica, riesce poi a passare da sequestrata a sequestratrice. Comunque vada, riesce a ribaltare la sua situazione in suo favore. Esatto. Quindi lui praticamente dopo Alice trova una patta, diciamo, fa io ho visto che c'è le bruciature, fa io so rifare, tu fai le maschere, io so rifare le facce, io so usare la pelle umana. Quindi Black Mask accetta di far fare la faccia nuova a sua figlia, quindi sua figlia avrà sotto la maschera avrà una faccia buona, è vero che si guarda in faccia. E quindi Alice comunque è lì che cuce, lì lo... Che schifo, ragazzi, che schifo. Quando leverà la maschera di Circe, tra l'altro dopo quando gli dice che... cioè vuole ucciderla praticamente Alice, Black Mask gli dice fa Robin Sionis. E poi lui si leva la maschera. Lui si leva la maschera perché ho già tre motivi in più per ucciderti. Quindi, alla fine, quando lei applicherà la maschera su Circe, riconoscerà negli occhi della ragazza sua sorella Kate. Sì, anche perché praticamente lei già sapeva che Circe era morta, poi, dato che doveva fare questa faccia basandosi su una foto e Circe aveva gli occhi castani, questa nuova ragazza qua ha gli occhi azzurri, cioè anche automaticamente sa che è un'altra impostrice. E credo che comunque vada, Alice sfrutterà il fatto che Saionis è stato disposto a tutto pur di avere una sorta di parvenza di figlia, perché lui sa che non è sua figlia, però magari riesce ad elaborare meglio il lutto avendo una persona, diciamo, che assomigli alla figlia o comunque vada le ricordi la figlia. Quindi, conoscendo Alice, sicuramente se ne approfitterà. Esatto, e quindi tu non vedi che è troppo accelerata questa cosa? Cioè che già No, Alice in sa che realtà no. l'identità di Circe è Kate? Io non so, perché comunque ora il finale ti lascia in dubbio, perché lei è sorpresa di vedere questi occhi che sono gli occhi del padre e di Kate. C'è da vedere se ora la settimana prossima magari può anche pensare che magari è semplicemente un'illusione sua, cioè che questa ha gli occhi che assomigliano a quelli di Kate, anche perché comunque vada, lei è certa in questo momento che la sorella è morta, quindi può anche pensare che sia uno scherzo del destino, come in quel periodo in che vedeva il sogno la sorella, ha avuto anche lei delle allucinazioni. Quindi c'è da vedere se magari la settimana prossima lei crede che è semplicemente la sua psiche che gli fa vedere Kate, anche se Kate non è. Però visto che mancano 5 puntate alla conclusione, in teoria ci potrebbe anche stare se lei, diciamo, lo viene a scoprire adesso, anche perché comunque lei risulta ancora prigioniera di Black Mask, e in maniera tale che una volta che ha terminato di, diciamo, di fare questa sorta di chirurgia plastica, non venga uccisa,
lei si rende sempre utile dicendo che comunque vada, sono maschere che devono essere cambiate, devono essere sistemate, cioè non è una maschera che tu poni e vale per tutta la vita, comunque vada, c'è bisogno di un certo tipo di, Manutenzione. diciamo, di cura, esatto, di cura da fare. Lei appunto si spaccia come la miglior, diciamo, chirurga plastica del mondo, anche perché il miglior chirurgo plastico, diciamo, l'abbiamo salutato la stagione Era The precedente. Bounce. Sì, ma sia Mouse, ma anche quello lì che pratica il padre di Mouse, Sì, anche sì. era stato anche lui E diciamo, il chirurgo plastico. altra piccola chicca è che Alice, quando cerca di sfuggire, trova il telefono e chiama il padre. Chiama il padre, solo che il padre è strafatto e non capisce perché lei vede Beth, fa io sono Alice, sono Beth. Fa, rintracciami la chiamata perché sono prigioniera di Black Mask, così tu puoi prendere Black Mask, io fuggo. E il padre è talmente strafatto che non capisce più un cazzo. Cioè, perché Sì, praticamente ma fa io. credo che il padre credeva che fosse anche quella un'allucinazione, perché lui sa che comunque ogni volta che prende la Snake Bite Le ha rivive delle figlie. un'allucinazione, però è un'allucinazione che gli dà una sorta di consolazione e crede che quella telefonata lì sia parte di questa allucinazione, cioè che non è Beth che la chiama per dire ci sono. Ma Invece era c'è una vero. cosa effettivamente, sì, invece era vero, ma c'è una cosa che Mary comunque vada sottolinea, cioè noi avevamo visto la settimana scorsa che quando Sophie diceva che il padre era praticamente ormai assuefatto dalle droghe dipendente, lei rifiutava questa opzione qua. Poi invece qui si capisce che lei ci ha anche pensato ed effettivamente è un uomo che non solo ha perso due figlie e mezza, perché anche con Mary c'è avuto litigio, ma effettivamente ha anche perso due mogli. Quindi effettivamente si ritrova adesso in uno stato dove non ha nient'altro e quindi trova rifugio in questa droga qua. Sì, ma Ora Jacob Kane fa una finaccia, ragazzi. È se lo fanno morire così, brutto. perché comunque vada, lui almeno dovrebbe morire difendendo le figlie, cioè almeno sapendo che comunque le figlie non Credo sono che morte. difenderà. Saprà che Kate vive, ma difenderà Alice, secondo me. Può anche essere che comunque secondo me Ed è del punto di ce lo svolta in giochiamo. cui Alice abbraccia veramente il suo lato da anti-eroina, non eroina, Sì, da anti-eroina. Mi cerca di. credo anche io, anche perché ora sì, lui sta praticamente in coma, Serve per fare questo Mary scopo. sa che hanno una rosa del deserto nella Batcaverna, quindi non avrebbe difficoltà a guarirlo. E quindi perché spero che non muoia per avvelenamento, con carapace per overdose, non avvelenamento. Però io mi auguro sì che abbia modo di redimersi, anche perché io quello che immagino è che avremo una Sophie che ancora sta nei corvi pur se disillusa. E è probabile che magari alla morte del comandante, Tavaras, penso lui, diventerà il nuovo comandante e quindi saranno questo corpo poliziesco che sarà ancora più corrotto. Quindi visto che Jacob è un personaggio buono, avere i corvi corrotti con a capo un personaggio buono sarebbe poco credibile. Quindi possiamo avere magari intanto la presentazione di quello che potrebbe essere il villain o comunque vada una delle minacce della prossima stagione sotto la forma Dei dei corvi. corvi, e magari Sophie che si licenzia da lì e viene arruolata nella Gotham Police, può andare a fare l'agente nella GCPD, e in Tavaras che magari è Tavaroff. talmente Tavaroff, talmente senza scrupoli che comunque vada alla morte di Jacob prende lui il posto. Però c'è da dire che questa puntata, avevo letto anche un paio di recensioni prima, ma effettivamente ci avevo pensato, perché noi comunque non abbiamo vista la domenica, che era la festa della madre, in realtà racconta la storia di tre padri, perché abbiamo sia Roman Sionis che per salvare la figlia fa quello che ha fatto, Jacob Kane. Jacob Kane che è ossessionato e Ecco. anche lo stesso Clue Master che alla fine è tra lui e Stefano, e peraltro tutti con figlie femmine, tra parentesi. Quindi la festa della mamma, però c'è stata tutta questa storyline di Per dei queste tre padri. linee paterne. E altra cosa interessante che sarà anche la puntata dello smascheramento, però, perché c'è il fatto che Sophie smaschera Batwoman e quindi comunque vada ora sa la sua identità, del fatto di Alice che smaschera Black Black Mask. Mask.
E la stessa Alice che comunque vada smaschera Circe Saionis e scopre che è Kate. Quindi ci sono anche, diciamo, tutta questa cosa. Quindi ci sono Diciamo troppi che fili che molta si stanno gente convergendo. e altri, Ryan e Clumaster, così smascherano anche Sophie, in quanto, diciamo, Diciamo che come diciamo, ha fatto carriera, ecco, in esatto. quella maniera là. Quella maniera là. Sì, no, è stata comunque no, una puntata con diverse linee narrative Interessante. interessanti, anche il fatto che comunque vada ora si sta tutto, Portando in un'unica diciamo, direzione. indirizzando verso una macro trama Esatto, perché principale. abbiamo Jacob Kane che è più di là che di qua. Quindi Dracurato e comunque il responsabile è Black Mask. Alice che è sotto prigionia di Black Mask, sa chi è, quindi se fugge è una mina vagante e probabilmente Esatto. succederà così. E Batwoman, E tutto i il team. corpi che stanno dietro Batwoman, che sta dietro Black Mask. Esattamente, quindi Batwoman e tutto il suo team che sta dietro Black Mask, Angelique e Ocean le rivedremo, perché Ocean non si è visto in questa. Angelique non lo so, perché Angelique al momento lei aveva deciso di andare questa sorta di programma a protezioni, non lo so. Ocean credo di sì, come anche Julia Pennyworth, perché Julia comunque deve E essere Sapphire. liberata da questa. Esatto, c'è cioè questa situazione qua in cui lei deve essere liberata da questa ipnosi. Dovrà essere liberata dall'ipnosi anche Kate. E quindi credo che comunque rivedremo Enigma, rivedremo e credo qualche cosa anche su Sapphire. Magari Sapphire che. Perché comunque Ocean, il piano di Ocean era quello di andare a recuperare l'ultima rosa del deserto. Quindi comunque vada Sapphire ha ancora interesse per. È rintracciare Batwoman o Esatto. rintracciare Tra l'altro qua Alice. vediamo il volto di Wallis Day finalmente come Wallis Day, cioè non sfigurato, cioè lo vediamo col suo Sì, ha volto. fatto un po' ridere che gliela mette, si vede la maschera, e poi un secondo dopo è perfettamente la Aderita. faccia dell'attrice. Però sì, abbiamo anche che. Effettivamente sì, si vede che non è Ruby Rose, però neanche hanno preso un'attrice che è completamente diversa. Diciamo Esattamente. che. Quindi vedremo cosa succederà nella prossima puntata. La prossima puntata si intitola E giustizia per tutti. Quindi. Black Mask verrà smascherato totalmente. Troppo presto, sarebbe troppo presto, perché mancano ancora 5 episodi, quindi sicuramente tutta questa storyline deve continuare. Non ne ho la più pallida idea. Io credo comunque Alice rimarrà ancora in prigione, in prigionia tutta la puntata successiva e cercherà di. Perché credo, sappiamo che Riportare Alice Kate. sveglia, sa che dato che lei era stata ipnotizzata da Enigma, immagina che sarà Enigma ad ipnotizzare. Perché sa che comunque vada, lei dice io sono Circe Saionis, lo ripete come appunto in autoipnosi e quindi sicuramente lei cercherà di trovare il modo Tra l'altro di lei switcharla. esatto, sa che è possibile che ricordi qualcosa, perché lei su se Esatto. stessa comunque l'ha provato che ricordava qualche flashback quando vedeva Ocean. Quindi probabilmente cercherà di sbloccare questi ricordi in modo da sbloccare Kate. Sapendo che comunque vada, Kate viveva per salvare Beth, quindi lei sa che potrebbe essere quel ricordo, cioè come per lei è stata Ocean, lei stessa potrebbe essere quel ricordo, quindi magari rivedremo l'attrice nei panni di Beth, giusto perché magari apparendo come era Beth può diciamo, stimolare i ricordi Di Kate. di Kate. Quindi potrebbe essere. Poi penso che comunque Jacob verrà salvato per il momento e immagino che vedremo comunque anche la dipartita di Sophie dai corpi. Vedremo, vedremo. Va bene, ancora qualcosa da dire? No, perché guardando i miei appunti ho detto tutto. Ok. Quindi Perfetto, quindi posso così. noi ci rivediamo la prossima settimana, mercoledì prossimo, con l'episodio 14 di Batwoman. Se volete comunque approfondire tutto questo macro universo Arrowverse, ci sono anche altri video, c'è Legends, c'è Supergirl e c'è The Flash durante questa settimana, quindi cosa volete di più? Ne E avete solo da che scegliere. quindi noi, grazie ovviamente Andrea, e noi ci rivediamo alla prossima volta.
Un saluto. Ciao ciao.